Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Me lo deve dire lei. Oh, sì, adesso la sento decisamente meglio. Allora, l'accusa principale, abbiamo sentito. Lo dico, insomma, per chi Roma produce circa 1.700.000 tonnellate di rifiuti l'anno. Il termovalorizzatore ne brucerebbe sì e no 600.000 e comunque ha bisogno di indifferenziato per funzionare. Vuol dire che non devi fare la raccolta differenziata. Questa è la critica maggiore. Le critiche maggiori. Questo. No, ho riassunto, diciamo così, i punti. Ma delle critiche. Che cosa risponde? Vuol dire che il ciclo dei rifiuti da noi disegnato è un ciclo dei rifiuti che si basa su due pilastri: da una parte la raccolta differenziata, una raccolta differenziata che deve arrivare e superare il 65%, perché sappiamo benissimo che per fare una differenziata al 65% vuol dire fare una raccolta più dell'80% e quindi recuperare materiali che si possono recuperare, ma c'è una quota in comprimiti differenziato insieme agli scarti della differenziata che hanno necessità di essere trattati attraverso un termovalorizzatore. In questo termovalorizzatore si produrrebbe calore di energia, e comunque la sfida che vuole percorrere Roma è anche quella di affiancare a un termovalorizzatore un altro impianto che può captare la CO2, come il recupero delle polveri pesanti, delle ceneri pesanti per la produzione di materiale a pavimentazione. Senta, assessora, lei è andata insieme al sindaco in questo viaggio a Parigi per vedere, no, gli altri impianti? Assolutamente sì, ecco, mi sono quasi emozionata, perché uno dei tre impianti di Parigi, impianti di Parigi, fuori sembra assolutamente una biblioteca, è all'interno di un'area semi-industriale, perché ci sono anche edifici di uffici e vicinissime abitazioni. Ci sono compagnie importanti tipo Orange che hanno costruito e comprato palazzi a pochi metri di distanza dal termovalorizzatore, perché è un termovalorizzatore che ha tutti i filtri richiesti, quindi ha una produzione di CO2 bassissima e assolutamente. Senta, le voglio fare un'altra domanda, perché dobbiamo quasi chiudere, purtroppo ci è rimasto poco tempo, ma io la invito a ritornare qui magari in presenza o con un collegamento migliore. Voi nel piano, diciamo, progetto elettorale, nel piano elettorale di Gualtieri, non si parlava di costruzione di un termovalorizzatore, ed è una delle tante cose che vengono, diciamo così, rimproverate proprio a Gualtieri. Guardi, non si parlava, ma non si escludeva, perché nel programma elettorale di Gualtieri si parlava della quarta, a partire dalla quarta linea del termovalorizzatore di San Vittore, quindi esatto, cioè del potenziamento di impianti esistenti o dell'ampliamento delle discariche. Esatto, quindi, ma potenziamento dell'esistente non è. Il programma nazionale sui rifiuti, così come l'Europa, mettono la discarica all'ultimo posto della piramide rovesciata del trattamento dei rifiuti. Però voi le farete. Sono impianti che maggiormente inquinano, e quindi noi stiamo costruendo un ciclo dei rifiuti, diciamo, a discarica zero. Noi abbiamo assolutamente passato anni a cercare, noi Roma, a cercare discariche, per di più cercando discariche con la situazione attuale, vuol dire che ci servirebbe ogni 2 anni e mezzo una discarica da 1 milione di tonnellate, cioè okay, una follia, e quindi è stato proprio un cambio di passo. Okay. Impianti a filiera corta, impianti pubblici, perché questo è un tema importante, visto appunto certo, anche certo, che andremo a vedere,
Allora, io la fermo qui per il momento, perché sennò poi rischiamo anche di non capire più. Ripeto, la invito a tornare per parlarne meglio. Cacciatore, quindi discariche?